amici derelitti, amici emarginati, rapinatori che siete oppressi dalla violenza di Stato. Davanti a voi è l'apostolo della politica, il vero martire della sinistra. Il mio simbolo è falce e martirio. Ma noi non ci radicaleremo i pantaloni. Io infatti toglierò ai ricchi per dare ai poveri. E quando i poveri saranno diventati ricchi e i ricchi saranno diventati poveri, toglierò ai ricchi ex poveri per dare ai poveri ex ricchi. E se è il caso, toglierò ai ricchi e poveri per dare all'Equipe 84. Amici, compagni scalognati, enucleati, costipati, firmate per il referendum contro il divieto di parlare al manovratore. Opponiamoci alla violenza e al sopruso di Stato, ai furbi e ai vigliacchi, ai ladri e agli oziosi, ai sali e ai tabacchi. Amici, amici, se mi seguirete tutto questo si farà, perché io porto nel mio cuore il generale rinnovamento, il maggiore benessere e il capitano male. Onorevole Pannella, a lei la parola. Non parlerò molto poiché sono provato dalla mia lunga tournée di digiuni all'estero. Lei è noto come uno che parla chiaro, che dice pane al pane e vino al vino. Non mi parli di pane e di vino. Intendevo riferirmi alla sua personalità. Lei non è uno di quelli che rivoltano le frittate. No, le frittate mai! Anche i suoi scritti sono l'espressione di un'imbellente rabbia sociale. Lei è una delle penne più arrabbiate. Vigliacco, le penne all'arrabbiata, no! Il Partito Radicale, onorevole Pannella, è giunto fra noi come il cacio sui maccheroni. Aiuto! Onorevole, basta con i vecchi tartufi della politica, con i calzoni imbottiti di denaro equivoco che si dividono la torta e tolgono le castagne dal fuoco con lo zambone altrui, mentre ogni scandalo finisce a burro e alici e a tarallucci e vino.